produce per, come si può dire, per i tempi lunghi, mentre lo styling produce per i tempi brevi. Cioè, cosa fa lo styling? Inserisce nel progetto l'elemento moda che è manovrabile. Allora, lo stilista, che produce per i tempi brevi, una volta la moda durava un anno, poi è durata 6 mesi, poi adesso dura poche ore, bisogna comprare subito, perché subito dopo bisogna buttare via e comprare un altro, perché c'è questa regola qui,